Sulle pompe di calore ne ho visto di tutti i colori, ne vedo di tutti i colori e sono sicuro che ne vedrò di tutti i colori. Ed è per questo che è stato definito un protocollo con una sequenza di attività da seguire in modo da trasformare la tua casa senza gas. Infatti la pompa di calore elettrica ti permette di realizzare il sogno di fare a meno del gas. Potrai chiamare quindi il tuo fornitore del gas, far sigillare il contatore e non ricevere più le bollette. Rimango incredulo da quante persone che hanno installato una pompa di calore non sono soddisfatti della loro scelta e vorrebbero tornare indietro. O perché non riescono a riscaldare casa come pensavano, oppure perché gli arrivano bollette da capogiro. Tutto questo perché ci sono aziende generaliste che propongono le pompe di calore con prodotti generalisti e non ti danno nessun supporto per tarare l'impianto su misura della tua casa. Ti faccio l'esempio di una signora in gravidanza che qualche giorno fa mi ha scritto su WhatsApp. È una signora incinta e si è dovuta trasferire in albergo perché la sua casa era troppo fredda. La pompa di calore passava un sacco di tempo in sbrinamento e non riusciva a riscaldare casa, oltre che a consumare tanto. E quindi lei, con tutta la famiglia, si è trasferita in albergo per qualche giorno. Oppure ti faccio l'esempio di un utente che mi ha scritto una mail. Ha una casa di nuova costruzione e sta consumando 50 kWh al giorno, senza considerare l'acqua calda sanitaria. Questo tipo di consumi è tipico di un'abitazione a radiatori e magari poco isolata, non di certo per una casa nuova da 140 metri quadri. Dalle esperienze che ho vissuto in cantiere, dagli errori che abbiamo risolto con i miei partner, dai numerosi casi di successo che abbiamo ottenuto, e anche dal confronto continuo con installatori, progettisti e clienti finali, è stato definito il protocollo pompa di calore su misura per staccare le famiglie dal gas. Si tratta di una sequenza di attività che ti permettono di staccare il gas, gasolio o GPL in modo semplice, sicuro e garantito. È come salire dalla stazione principale della metropolitana ed essere libero di scendere in qualsiasi fermata, oppure arrivare al capolinea ed ottenere una soluzione completamente elettrica e monitorata online. Ma lo vedremo in dettaglio tra poco. I quattro motivi per cui di solito le cose non vanno per il verso giusto sono un'errata progettazione o addirittura inesistente e un errato predimensionamento, cioè è stata valutata male la tua abitazione. La pompa di calore è stata installata male oppure senza quegli accorgimenti che solo un installatore con esperienza sa valutare. Il prodotto è commerciale, un classico condizionatore trasformato in pompa di calore e già dalle schede tecniche potevi accorgerti che avrebbe riscaldato poco e consumato tanto. Oppure mancato supporto post vendita per tarare il funzionamento della pompa di calore sul tuo impianto. Infatti cosa puoi aspettarti da un installatore generico se viene a casa tua? Beh, sicuramente andrà a vedere la centrale termica, ti chiederà quanti metri quadri sono da riscaldare e ti farà un preventivo. Ma non saprà dirti sicuramente quanto consumerà la pompa di calore e se gli chiedi qualche dettaglio in più sul funzionamento ti dirà di chiedere all'assistenza tecnica. Diverse famiglie si sono affidate ad aziende poco esperte e per questo poi hanno vissuto un incubo, considerando che magari il prodotto installato era eccellente. Ed è per questo che è stato definito il protocollo. Il protocollo viene applicato solo da aziende partner che hanno fatto un percorso di formazione, non sicuramente da quelle aziende che prendono qualsiasi scorciatoia pur di vendere. Ci sono infatti diverse strade per eliminare il gas, ma dalla mia esperienza solo una è sicura e certificata. È un protocollo tanto semplice quanto efficace. Già decine di aziende lo hanno applicato e funziona. Allora, prima di entrare nel dettaglio del protocollo, voglio farti sentire cosa pensano alcune persone che lo hanno già applicato. Abito in Sardegna e ho una casa con un impianto di riscaldamento con i radiatori.
Non pensavo di poter fare a meno del gasolio, anche perché tutti mi sconsigliavano le pompe di calore, ma con i consigli del partner Engineer Trento ho deciso di installare una pompa di calore ad uso professionale e adesso la mia casa è molto più calda e i consumi sono notevolmente ridotti rispetto a prima. Inoltre ho la comodità di poter regolare l'impianto del mio riscaldamento dal telefonino ovunque io mi trovi. Lo consiglio decisamente. Sono un titolare di un'azienda e mi occupo di installazione di pompe di calore da 15 anni. Da quando ho conosciuto Samuele e il suo modo di affrontare i progetti senza gas, anche il mio modo di lavorare è cambiato. Faccio un percorso di educazione con i miei clienti e analizzo se è fattibile staccare il gas. Tutta un'altra storia. Ho una casa che riscaldavo con il GPL, spendevo un sacco di soldi, per questo ho cercato su Google delle risposte, delle soluzioni per spendere meno. E così ho trovato un partner di Samuele al quale mi sono affidato e adesso spendo molto molto meno, anche considerando che non ho installato il fotovoltaico. Ho iniziato a usare il protocollo dell'Ingegner Trento, devo dirti che è stato un anno positivo. I nostri clienti ci hanno dato dei buoni feedback sui consumi delle pompe di calore e siamo riusciti a monitorarle in maniera molto buona, quindi a risolvere tutti i problemi da distanza. Devo dire inoltre che siamo anche noi contenti perché non abbiamo avuto grossi problemi a riscaldare case ai nostri clienti. Ho una casa degli anni 70 riscaldata con radiatori in chiesa e sulla quale ho realizzato un calfotto termico. Volevo passare ad una soluzione completamente elettrica ed ho ricevuto preventivi con prodotti asiatici che non mi convincevano completamente. Poi, grazie ad un partner dell'Ingegner Trento, ho scoperto i prodotti professionali. Ho già passato due inverni riscaldando casa senza gas, con bassi consumi, risparmiando notevolmente rispetto a prima e soprattutto con grande soddisfazione. Lavoro nel fotovoltaico da oltre 10 anni e tantissimi miei clienti mi hanno sempre chiesto delle pompe di calore e io non sono mai stato sicuro di proporgele perché non avevo la certezza che il tutto funzionasse. Ora, grazie al protocollo dell'Ingegner Trento, sono molto più tranquillo, riesco a fare passi da vero professionista e riesco a garantire al cliente realmente un prodotto funzionale e efficiente. Ho restaurato questa abitazione nel 2004, successivamente ho installato i pannelli fotovoltaici con l'obiettivo di eliminare la bolletta del gas, cosa che sono riuscito a fare l'anno scorso installando una pompa di calore professionale consigliatami da persone competenti come l'ingegner Trento. Una cosa interessante di questa pompa di calore, di cui vedete dietro di me il serbatoio dell'acqua tecnica, è che si può gestire online da remoto e quindi anche i tecnici che l'hanno installata per il primo mese hanno potuto controllare se la pompa di calore funzionava correttamente. Io adesso sono tranquillo, sto al caldo e non ho più la bolletta del gas da pagare e con il fotovoltaico i consumi sono comunque ridotti. Con la mia azienda propongo soluzioni per il riscaldamento senza gas e da quando collaboro con l'ingegner Trento sono molto più sicuri dei risultati che ottengo, dato confermato da diverse installazioni eseguite. È un modo professionale per aiutare le famiglie a fare a meno del gas oppure del gasolio ed avere una casa calda e confortevole e tenere i consumi elettrici sotto controllo. Vediamo ora nel dettaglio il protocollo che ti dà l'opportunità di fare a meno per sempre del gas. Il protocollo parte dall'educazione del cliente, perché è giusto che tu sia informato anche se non sei un tecnico. È un tuo diritto avere quelle informazioni base per fare la tua scelta consapevole e non credere a tutto quello che ti viene detto. Puoi informarti con le guide che metto a disposizione gratuitamente, oppure con il libro Tutte le risposte alle 24 più 5 domande sulle pompe di calore, a cui nessuno sa rispondere. Si passa poi alla preanalisi di fattibilità. C'è una valutazione su alcuni dati preliminari che puoi inserire anche tu in maniera autonoma
in modo da capire se ci sono i requisiti minimi per installare una pompa di calore. Magari la tua casa è estremamente energivora, oppure consumi talmente poco che non ne vale la pena investire sul tuo impianto. Oppure non ci sono aziende partner formate nella tua zona che ti possono dare un aiuto. Una volta fatta la preanalisi di fattibilità, si passa al sopralluogo tecnico da parte di un esperto. Verrà infatti a casa tua ad analizzare lo stato del tuo impianto, lo stato delle murature, degli infissi e tutti quei dati che servono per fare un dimensionamento preciso per la tua pompa di calore. Infatti, grazie al sopralluogo del tecnico, viene compilato un modulo dati molto dettagliato che ci permetterà di calcolare il fabbisogno termico della tua abitazione. Ti sarà fornito un report dettagliato di almeno 20 pagine, dove troverai tutti i dati che sono stati raccolti in fase di sopralluogo, dove sarà calcolato il fabbisogno termico della tua abitazione e dove vengono chiaramente illustrati i consumi elettrici previsti mese per mese per la tua abitazione. Una volta fatta la simulazione, si passerà alla migliore soluzione per il tuo caso, andando a definire quindi tutte le componenti dell'impianto, in modo che funzioni perfettamente con un sistema in pompa di calore. A questo punto, definito l'impianto, ti sarà fatta la proposta economica da parte dell'azienda partner, in modo che la potrai valutare te stesso. Se deciderai di proseguire, ti saranno forniti gli schemi idraulici ed elettrici, perché anche se non sei un tecnico, hai diritto di sapere cosa succederà a casa tua e poter valutare l'operato dell'installatore. Una volta preparato il cantiere, sarà installata la pompa di calore alla regola dell'arte, secondo le direttive del produttore e secondo la normativa vigente. A questo punto si passerà poi al collaudo e alla taratura e alla messa online del sistema. Infatti le pompe di calore professionali sono tutte collegate online, in modo da gestire il funzionamento anche da remoto, cosicché anche l'azienda che te l'ha installata potrà fare gli aggiustamenti anche dopo qualche mese di funzionamento. E non dimenticare che grazie al monitoraggio online potrai vedere anche i consumi giorno per giorno e così aggiustare quei piccoli dettagli in modo che la pompa di calore funzioni veramente bene sul tuo impianto. Se anche tu vuoi fare a meno del gas, allora clicca sul link che trovi nella descrizione del video. A questo punto, se hai domande specifiche per il tuo caso, puoi farle nei commenti qui sotto. E ricordati che se non l'hai ancora fatto puoi iscriverti al mio canale in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.